Ciao ragazzi, è arrivata la nuova poltrona da Formula 1 della My Favour nella mia postazione da YouTuber. La mia nuova postazione da YouTuber. Ma prima guardiamo la poltrona My Favour. No ragazzi, è arrivata! No, che spettacolo! Adesso ci farai vedere le altre poltrone che la hai. La prima serie, la bianca. La bianca, la ragazzi, allora, aspetta, fammela vedere, eh. Inquadriamo tutte quante, eh. Che spettacolo con le rotelle. Poi? La seconda serie, la rossa. È uguale alla bianca, solo che è rossa. Molto aggressiva, molto giovanile. La terza serie, quella da ciccioni. No, ragazzi. Con questa qua, io che peso 170 kg, ci sto una favola, ragazzi. E poi? E poi, quella da Formula 1. Faccela vedere la caratteristica del cuscino, ragazzi. Allora, ognuno ha la sua peculiarità. Allora, la peculiarità di questa, fai vedere, ruota la poltrona così, da quest'altra parte, fai vedere. Vedete? Dietro è pulita. Mentre nei poltrone normali da gaming dietro ci hanno le bretelline, diciamo, questa qua no. Perché Alessandro, il cuscino come fa? Allora è fisso. Incorporate. No, che spettacolo, tira sul cuscino. Tira giù il cuscino. Che spettacolo! Praticamente abbiamo lo schienalotto che sembra quello là delle auto, che è incorporato. È di pelle, Alessandro? Sì, onesto, sì. Sì, simil pelle. Sì, pare pelle, ma non lo è. È frizzante. Ti viene le manopole, se si assomigliano, allora vediamo la differenza. Manopole di queste due sono simili. Invece sì, queste stanno, queste due invece sono proprio identiche, sono in questo modo. Ce n'è ancora un altro modello che ci manca per fare la collezione. Vedete, a casa praticamente adesso lo stiamo utilizzando le poltrone a posto delle sedie nella cucina. E ve la presento nella mia nuova postazione da YouTuber. Questa è la telecamera che utilizzerò per fare gli aeroplanini di carta. Ok ragazzi, allora quando facciamo il video tutorial degli aeroplanini di carta, abbiamo fatto uno, guardatelo, ma ne faremo altri. Usiamo questa come telecamera, questa come seconda inquadratura un pochettino dall'alto, e poi le inquadrature, quelle laterali, venivano fatte da questa telecamera qua. La telecamera, inquadratura frontale invece è così. E poi potremmo utilizzare anche questo qua col telefonino, che inquadra da una parte, la GoPro che è qua, che ci fa una vista dall'alto, e la GoPro questa qui che allunghiamo per fare questa vista qua. Adesso facci vedere lo sfondo. Tira giù lo sfondo. Oh, vedete che sopra c'è il rotolo e arriva giù un muro di mattoni. Se vogliamo fare il video si vedrà in questo modo. Poi le luci, ci abbiamo due luci dell'Elgato, una qua, e poi due luci RGB che volendo ci fanno anche lo sfondo colorato. Una di qua. Fai provare un po' a mettere lo sfondo colorato, Alessandro. Vedi, lì verde è venuta. E di qua, muovi un attimo il volume, che eccolo qua. Diventano tutte e due colorate. Gialle, vedi, gialle, rosse. E a seconda di come le metti può uscire qualsiasi tipo di colore. Così possiamo creare l'atmosfera. Con la nuova poltrona da YouTuber My Favour. Comunque ragazzi, anche in questa, regolando sotto il pomello, possiamo regolare quanto dondola, alzarla, abbassarla, e anche questa tiene fino a 150 kg. Ciao mitici, link in descrizione.